MTV Awards 2017 Rose. Ma è un'unione che in realtà casuale. Casualissima. Vabbè, io ho conosciuto Danti qualche anno fa perché abbiamo collaborato insieme ai Two Fingers, che è il gruppo di cui lui è metà. Insieme a Rufio, che salutiamo. Esatto, lui è un dito. Salutiamo Rufio. E, abbiamo fatto un pezzo insieme che si chiamava La fine del mondo. Ci è piaciuto lavorare insieme. E... è una combo che funziona, raga. Come definireste la vostra musica? Guarda, lui ha scritto un pezzo che dice: è una bomba atomica. Esatto, esatto. O è mouse music o è una bomba atomica, vedi tu. Perché dice: è una bomba atomica. È una bomba atomica. Mio papà è rap e mia mamma è l'elettronica. Siamo cresciuti con MTV, no? Cioè, è la base MTV. E quindi sicuramente, dicevo prima, ci sono tre cose, no, che io mi ricordo. La prima è quando il video di Blue è passato su MTV la prima volta, che mi tremava le gambe. La seconda, quando mi hanno chiesto di andare alla finale del Festival Bar all'Arena di Verona. E la terza, andare a Sanremo. Con questo, diciamo che... musicalmente parlando, la cultura italiana si racchiude in questi tre fenomeni. Direi di sì. Allora, io devo essere sincero, il videoclip è tutto merito di Gabri Ponte e lui lo segue proprio da paura. Io devo essere altrettanto sincero, non è tutta farina del mio sacco, ci sono dei ragazzi molto bravi che lavorano con me, Francesco che è il regista che ha girato entrambi i video, e molta farina è del suo, se non quasi tutta è del suo sacco, quindi cioè, ci passiamo la palla così. Ci passiamo la però palla. Però è una squadra che funziona, dai, sì. Diciamo così. Sono le parole che nascono prima o prima la musica per voi? A volte nascono prima le parole, a volte prima la musica, a volte un pezzo di musica, poi un po' di parole, poi un altro pezzo di parole, poi un altro pezzo di e musica. Dare e ricevere. Ci palleggiamo un po' le cose sulle mail, no? Si parte da una parte e poi si arriva a tutt'altro. Esatto. Così. E devo anche essere sincero che sul ritornello che ne sanno i 2000. Sì. Era? Cioè praticamente l'ha scritto tutto lui, ma io mi sono preso tutti i meriti. Un saluto ai lettori di Metro. Ciao lettori di Metro.